Salve ragazzi, come state? Ho tirato fuori un video un po' antico del lombrico abbrustolito, l'hambenedetto sul TG russo nazionale. E guarda caso, da quando sono scoppiati dei casini, lui su YouTube non parla più del tema Russia. Ho visto che su Facebook, sulla sua pagina, che tra l'altro mi ha bloccato su Facebook, dunque non posso più accedere alla sua pagina Facebook, però mi ricordo che tempo addietro ancora pubblicava post complottisti sulla Russia e cose varie. Dunque su Facebook glielo lasciano fare, su YouTube no, però vi ricordate che lui è quello che è libero, non si piega davanti a niente e appena al primo segnale che non poteva pubblicare cose inerenti alla Russia su YouTube, boom, ha smesso. Eh sì, lui è proprio libero, l'hambenedetto, non si piega davanti a niente. No, no. Poi sentiamo cosa da dirci sull'hambenedetto sul TG russo nazionale. Mi sa che qui ci faremo delle risate. Oh, vi stavo dicendo che praticamente la televisione non l'accendo quasi mai. Quando l'accendo... No, no, lui la televisione non l'accende quasi mai. Secondo me il Lambrusco Scaluto guarda più TV, non lo so, di un drogato della TV. mi guardo il telegiornale nazionale russo, quello sul canale 1, quello più importante, il TG1. Praticamente il TG, quello... Su canale 1 è il loro canale quello più importante, quello che fanno vedere un po' le notizie, diciamo, di quello che succede, un po' le notizie estere. Cioè, ma guardate, sentite i giri di parole per dire un concetto semplicissimo. È il TG principale della TV russa. Che ci voleva? Lui ci ha messo che 20 secondi di giri di parole per dire un concetto così semplice. Sto guardando il telegiornale, così a un certo punto fanno servizio su quella trasmissione che è andata in onda l'ultimo dell'anno. Cazzo, mica mi vedo dentro sul telegiornale. Adesso vi faccio vedere un secondo. Tutto contento, qualcuno che se lo caga al Lambrusco Scaduto. Ah, ecco, cioè ci ha fatto vedere 2 secondi, no, un secondo, anzi mezzo secondo di lui che sta nella TV russa, intervistato alla TV russa, che magari secondo me lì alla TV russa si sono sbagliati mettendo uno spezzone dell'Lambrusco Scaduto, se ne sono subito accorti e l'hanno interrotto immediatamente. E lui felice, oh, sono sulla TV russa. Sotto l'hambenedetto, grandissimi, grandi russi, numeri uno russi. Sì, adesso non lo dici più però su YouTube. Perché? Perché non lo dici più, Lambrusco Scaduto? Perché hai paura di parlare del tema Russia su YouTube? Perché non lo fai più? Vuoi dire, ci mancano i tuoi video, no? Sulla Russia, sulla Corea del Nord, perché non li fai più? Le tue nazioni preferite, perché? Ah, beh, parlavano che praticamente dicevano che questa trasmissione ha avuto un successo enorme, ma anche in Russia ha avuto Enorme. un successo enorme. Questa trasmissione che hanno fatto l'ultimo dell'anno, Capodanno, sul canale 1 l'hanno fatto, che poi io non mi sono... Sì, ok, l'hai detto 100.000 volte che è sul canale 1, è il TG principale, va bene, abbiamo capito. L'ultimo dell'anno di solito guardo il discorso di Putin che fanno lino. Eccolo. Oh, anche questo qui non lo nomina più, è su YouTube. Ai ai ai, che disastro. Il Lambrusco è proprio scaduto, ma scaduto. È diventato aceto. Fanno verso le 10 di sera perché così sono 2 ore avanti e non mi ero accorto che ero sul canale, su un altro canale, ero sul canale. Ma poi immaginate il Lambrusco Scaduto che guarda il discorso di fine anno di Putin.
uno che non capisce neanche la sua lingua madre, cioè l'italiano, immaginiamo se questo capisce qualcosa di russo, no? Un canale secondario ero, diciamo, e non ero sul canale principale. E quindi non mi sono accorto che avevano fatto poi questo discorso di questa trasmissione. Ma neanche loro si sono accorti che ti hanno messo dentro la trasmissione di lì russa. Secondo me si sono sbagliati, hanno visto, oh, c'è un errore, cerchiamo di risolverlo, mettiamoci proprio 2 secondi di questo errore. Trasmissione che hanno fatto bellissima, di solito guardo sempre il canale nazionale, poi ho guardato quello lì e dopo l'ho rivista praticamente. Dalla stanzetta efebica, guardate che background brutto, no? Questa finestra proprio sceglie le location più brutte, il Lambrusco scaduto. Trasmissione eccezionale dove facevano vedere un po' la televisione. Trasmissione eccezionale, eh. Poi lui è quello che non guarda quasi mai la TV, invece sta lì 24 ore su 24, secondo me, a guardare la TV russa, che capirà l'1% di quello che dicono. Degli anni 80, devi sfondare in Russia, devi sfondare. Sì, fortuna che non ha ascoltato il consiglio del Lambrusco scaduto di sfondare in Russia. Povero Max Pezzali, conosciuto dal Lambrusco scaduto sedicesimo. Devi sfondare in Russia, devi portarsi un po' di canzoni in russa. Sì. No, ma vedi, perché è strano, perché il mondo russo è un po' particolare. Io mi ricordo, oh, ragazzi, io quando. Guardate come si finge, proprio qui lo vedete, si finge esperto della Russia, che ne saprà l'1% del mondo russo. È lì perché il mondo russo, bla bla bla. Mi ricordo la Transiberiana, cioè mi sarò ascoltato. Ecco, l'unica sua esperienza della Russia è la Transiberiana. Cioè, lui perché ha fatto la Transiberiana, allora si sente il mega esperto di Russia. Che disastro. 300 volte, cioè per la Transiberiana veramente non finisce mai, io l'ho fatta tutta da mo. Come i tuoi discorsi non finiscono mai, almeno la Transiberiana ti porta qualcosa di utile, no? È un viaggio bellissimo tra paesaggi bellissimi. Non finisce mai, speriamo, perché è un viaggio bellissimo, mentre i tuoi video non finiscono mai, ma sono di una inutilità aberrante. Alcuni, altri no. Questo è un video totalmente inutile. Mosca, Vladivostok, anzi sono partito da San Pietroburgo, che poi la Transiberiana, la linea Transiberiana, perché non è un treno, è la linea parte da Mosca, arriva a Vladivostok, poi mi sono fatto. Sì, vabbè, queste sono nozioni di viaggi in Russia che chiunque sa, no? Non è che le sa solamente lui. Già che ero lì sono partito dal Golfo di Finlandia. Oh, ma quante volte mi sono sentito la canzone di Albano, quella di Felicità, nananana, che poi lì vanno. Io mi ricordo anni fa che trovai una volta in Russia, minchia, ero sotto dei mercatini, trovai. Hai visto, ai russi piace l'Italia, mentre al Lambrenedetto non piace l'Italia. Dunque, come fai a dire che ti senti russofilo se non ti piace l'Italia? Però ai russi sì. In un mercatino russo il CD dei ricchi e poveri, che poi in quella trasmissione è l'unica canzone che hanno trasmesso in lingua italiana, diciamo. Cioè, ma da notare, il titolo si chiama Lambrenedetto sul TG russo nazionale, e ha fatto vedere 2 secondi di TG russo nazionale con la sua faccia che è apparsa per mezzo secondo. Dunque il titolo è un titolo acchiappa visualizzazioni. Puro, puro. Ma poi cazzo, ma registra dalla TV, no? Cioè, registra dallo schermo del computer invece di andare là col cellulare ad inquadrare la TV come facevano gli antichi, no? Cioè, che ci vuole? Ci sono 3.000 programmi oramai per registrare, per fare lo screen recorder, no? E questo qui va lì col cellulare a inquadrare il suo faccino che è andato in TV russa per mezzo secondo. Fatta vera,
era, era quella dei ricchi e poveri, perché altre erano canzoni loro che hanno tradotto praticamente in italiano. E adesso ci sta parlando di tutt'altro tema, cioè ancora non siamo neanche a metà video e già ha cambiato tema completamente. Lambrenedetto sul TG Russo l'abbiamo visto in 3 minuti e 12 secondi, l'abbiamo visto 2 secondi e basta. che fantoccio, bello questo fermo immagine, bello. Oltre allo show bellissimo che hanno fatto, però in Russia, cioè è strano perché vanno cantanti old style. Cioè... Ma perché è strano? Ma cosa c'è di strano? Oh, se gli piacciono i cantanti anni 80 italiani, ma cosa c'è di strano? Tipo, vabbè, Toto Cotugno ha fatto successo, Albano Romina Power, poi c'è Pupo. L'unico che non ha fatto successo degli italiani è il Lambrusco scaduto sedicesimo. In Russia non ha fatto successo. L'hanno messo lì un secondo, mezzo secondo, poi si sono pentiti subito. Alla TV russa avranno detto, ma chi è questo individuo? No, che okay, togliamolo immediatamente. Pupo è conosciuto con la sua canzone Su di noi, ha fatto anche concerti, e Celentano, conoscono Celentano. Ma ragazzi, speriamo che tutto il video non sia sui cantanti italiani che vanno forti in Russia, perché... Io voglio vedere il Lambrenedetto sul TG Russo, come mi hai scritto tu nel titolo. Allora ci prendi in giro Lambrusco scaduto. Conoscono... Sì, più o meno questi qui sono quelli più famosi. Cioè, io non sono mai stato in Russia, e però so che i cantanti anni 80 in Russia, italiani, vanno molto forte. Cioè, non c'era bisogno... del Lambrusco scaduto sedicesimo, non c'era bisogno che lui mi dicesse queste cose, nonostante lui sia andato in Russia, ha nozioni della Russia che chiunque potrebbe avere, perché basta che lo digiti su internet, non c'è bisogno di andare in Russia. Dunque lui è chiaramente un fintissimo esperto di Russia, ma proprio, ma strafinto. Tutta la musica, diciamo, un po' amorosa, come per esempio Ramazzotti va in Russia, Ramazzotti è sempre andato in Russia a cantare, anzi mi ricordo che quando stavo a Yekaterinburg io c'era un concerto di Ramazzotti pochi giorni dopo, quindi vanno forte loro, e devo dire che in Russia amano tutto ciò che è italiano, infatti l'unico paese secondo me al mondo, anche in Albania ci vogliono bene, però in Russia... Ma non dire stronzate, che anche in Germania amano gli italiani, in Francia amano gli italiani, in Spagna amano gli italiani, in Libano amano gli italiani. Quando sono stato in Libano, mi ricordo, hanno visto il mio passaporto italiano, subito ho visto un sorriso stampato. Ma non dire cavolate, che la Russia non è l'unico paese che ci ama per certi versi, madonna. Che raccontaballe che sei. Russia veramente stravedono per gli italiani, e dove... Anche in Germania stravedono per gli italiani, cioè vuoi dire, 11 anni che vivo in Germania, ogni volta che gli dico che sono italiano o un tedesco, vedi subito cambiare l'espressione, il sorrisino, ah italiano, perché l'Italia è bella, non è che solo secondo la Russia è bella, Dove comunque la musica, ecco, per esempio in Russia anche tanti cantanti, ma non dico quelli famosi. Allora, scegliamo un titolo più adatto a questo video. Chiaramente il titolo Lambrenedetto sul TG Russo Nazionale non va bene, perché è l'1% del video, lo dice appena all'inizio. Io direi, che ne so... Lambrenedetto parla di ciò che piace dell'Italia. No, scusate, che cazzo sto dicendo? Mi ha preso un lapsus lambrenedettiano. Ai russi piace l'Italia? Forse una cosa così, non lo so, non mi viene in mente
nessun titolo, la fantasia in questo momento nel mio corpo è poco presente. Scrivetemelo nei commenti qui sotto un titolo più adatto a questo video. Chiaramente l'Ambre ne detto sul TG russo nazionale è il titolo meno adatto, sicuramente. Ma Russia basta che si suona negli hotel, suonano nei ristoranti, suonano. In Italia no, invece. Non si suona nei ristoranti, non si suona negli alberghi, ma per favore. Nei posti di vacanza. Oh, uno che sa un po' strimpellare musica in Russia, io personalmente. Rieccolo. Se sai strimpellare un po', puoi fare tranquillamente i soldi in Italia, in Germania, non c'è bisogno che ti vai a complicare la vita in Russia con visti su visti, no? E questo qui diceva anche che consigliava di aprire pizzerie in Russia, cioè, ma Finalmente andrei a cantare là, che là, cazzo, veramente trovi? Bisognerebbe trovare qualche contatto, qualche manager così. ti tocca trovare il visto in Russia, non è che ci puoi andare come se vai in Germania. E poi in Germania se strimpelli un po' guadagni molto di più che in Russia. In Italia se strimpelli un po' guadagni molto più che in Russia, in Spagna se strimpelli un po' guadagni molto più che in Russia. Cioè. Questo TG che praticamente questa trasmissione che vi invito ad andare a vederla, basta che scrivete Ciao 2020, c'è 108 milioni di visualizzazioni adesso questo video fatto tutto in italiano e il link, chi non l'ha visto, ne hanno parlato tantissimi blogger anche o gente su YouTube, ne hanno parlato veramente tanti. Parrebbe che adesso è tornato a parlare del tema del video, del titolo del video. Parrebbe. Sì, ne hanno parlato anche i quotidiani più importanti, eccetera, eccetera. Voi veramente hanno fatto veramente una bella trasmissione, veramente piacevole. Qui per riempire un po' il tempo non sta dicendo niente. Bello questo fermo immagine. Ci farà uno screenshot. Oddio mio. Poi dice che è bello perché hanno messo mezzo secondo della sua faccia in questa trasmissione. Chiaramente se ne sono pentiti subito, eh. Io vi invito a rivederla, è stato un atto da. Guardate che postura, siete tutto gasato lì, no? O mi hanno intervistato per mezzo secondo sulla TV russa. Amore nei confronti dell'Italia, cazzo, cioè, dedicare la trasmissione, diciamo, di Capodanno sul canale più importante, tutta in italiano, che poi questi qui non è che alcuni hanno imparato tutto, e veramente ci ha messo più di 2 mesi a prepararla, è bello, bello, bello. Io ragazzi. Bello, 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 bello. Non sa che dire. Deve fare almeno più di 5 minuti di video. E un minuto è. Visitare la Russia, che è un paese meraviglioso. Su quello ha ragione. Sicuramente paesaggisticamente è un paese meraviglioso. Contento che mi hanno fatto vedere sul TG nazionale. Sono contento. E alcuni miei video li avevano trasmessi anche su altri canali. Su quelli più sconosciuti sicuramente, ma chi ti si caga in Russia? Sì, Forse anche ancora sulla televisione nazionale o su altri canali. So che sì. comunque anche. Stranamente non ce li fa vedere questi canali. Già trasmesso sulle TV nazionali, però mi fa piacere che sono andato sul TG più importante alla sera dopo che ha parlato il presidente Vladimir. Per mezzo secondo. E di cui se ne sono immediatamente pentiti. Guardate come, guardate che faccia felice perché è andato un mezzo secondo in TV rossa. Ma per piacere, dai, vi affermiamo questo video. Ciao ragazzi.